Riscuote successo il City Sightseeing nei percorsi di integrazione turistica verso il Cilento interno, un sistema che determina anche uno stimolo all'offerta turistica del comprensorio. Sicuramente noi ci crediamo su questa iniziativa, anzi ringraziamo il Presidente del Parco del Cilento, nonché la Regione Campania che hanno contribuito per questo progetto di linea tra costa e interno. Portare i turisti nelle zone interne dei nostri paesi è un grande patrimonio, sia per far passare delle vacanze un po' diverse dal solito e anche per far conoscere i nostri paesi che non hanno nulla da invidiare a quelli della costa. Ci sono delle bellezze nascoste, delle accoglienze che sono nel nostro DNA, di noi cilentani, possiamo offrire tutto il nostro calore e anche incoraggiare i giovani a sviluppare il turismo interno, dove con i centri storici, con le nostre peripatezze culinarie, gli agriturismi, i bed and breakfast, le case vacanze possono avere una linfa vitale e farsi conoscere e poter anche loro dare un impulso allo sviluppo di queste nostre zone. Quindi sicuramente si avrà dei vantaggi, anche perché ogni paese sta mettendo un po' il vestito nuovo e tutti questi fondi dei fondi europei, quelli che verranno, ogni paese ha cercato di riattare i propri centri storici, i palazzi, quindi ognuno ha contribuito per migliorare il proprio paese. E noi come Ente Montano stiamo già mettendo in cantiere con i nostri consiglieri di un itinerario, quindi un itinerario che attraversa un po' questi centri più storici che hanno dato la cultura al nostro territorio, come Vatol con Gian Battista Vico, il convento di San Francesco a Lustra, il castello di Rocca Cilento, la Valle dei Mulini a Sessa. Quindi ci sono tutti questi itinerari che vorremmo mettere in rete e portare con dei mezzi pubblici a far conoscere la sera questi itinerari e offrirgli anche le nostre prelibatezze, e così conoscendo il territorio possono venire benissimo a trascorrere le vacanze all'interno, quindi perché l'interno non è lontano dalla costa, quindi si possono fare benissimo mare e monti e trascorrere dei 15-20 giorni di serenità e di contatto con la natura che stiamo cercando e difenderemo con tutti i nostri mezzi e con tutte le nostre forze che abbiamo a disposizione. Quindi noi siamo qui ad aspettare queste iniziative e noi contribuiremo sicuramente a migliorarle.